Professor Antonio Cesarani, presidente del congresso della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, siamo qui all'Università della Statale nel quale si sta svolgendo questo congresso. Come sta andando? La partecipazione è molto buona. Quali sono le sue impressioni al secondo giorno dei lavori? Al secondo giorno direi che è estremamente positivo. Spero di continuare con questo atteggiamento positivo da parte mia e da parte anche di tutti gli organizzatori, dei miei collaboratori che si sono dati molto da fare sicuramente per la buona riuscita. E direi che devo ringraziare anche tutte le aziende che hanno partecipato, l'università che mi ha fornito questa sede meravigliosa che è costituita da quell'aula magna che è unica. Poi è la mia aula magna, è rifatta ma è la mia aula magna. Lei ha deciso di concentrare l'attenzione, diciamo, dei contenuti scientifici soprattutto sugli aggiornamenti nell'audiologia infantile. Quali allora, sono le novità? Direi che trattiamo tutti gli argomenti. La tesi, la relazione ufficiale era sulla sordità infantile. A suo parere quali sono le novità che vengono... E era stata impostata non come tutte le relazioni che rifanno la storia, poi quando si arriva alle conclusioni a volte c'è la delusione, si sa la storia, ma il futuro è molto di 97, è più proiettata verso il futuro, cioè ho voluto impostare la relazione sulle varie tematiche che interessano sull'età infantile, ma solo nei vari argomenti, sugli ultimi lavori pubblicati, sulle ultime relazioni fatte, dando come termine 2 anni. Quindi lei capisce che è uscita una relazione a buon livello. Interessante soprattutto perché ha sicuramente detto qualcosa che gli uditori non conoscevano. Quali sono le novità a suo parere? Tant'è vero che c'è stata molta discussione, sì, ed sì. Se ha notato, ieri sera l'abbiamo ultimato dopo 3 ore e mezzo di relazione e discussione, ed è abbastanza raro questo. Certamente. E, ecco, dal punto di vista proprio scientifico, quali sono le novità più importanti a suo parere? Insomma, lei che ha un'esperienza comunque consolidata, insomma, quali novità intravede come davvero significative? Le novità sono le ricerche sicuramente su tutta la parte cognitiva del bambino e l'importanza dell'impianto precoce, infine di stabilire degli aspetti cognitivi a livello corticale alto migliori, perché se io anticipo i tempi dell'impianto sicuramente posso avere dei vantaggi, non amplificare, non impiantare dopo i 2 anni. A suo parere in Italia dal punto di vista proprio della pratica clinica cosa manca per raggiungere questo obiettivo in maniera così universale dal punto di vista territoriale? Organizzazione. Che non dipende dai medici naturalmente. No. Certo. Va bene. Grazie, buon lavoro, grazie, buon proseguimento. Grazie. Arrivederci.